Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. È una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GF VIP 7. Stiamo parlando di Eleonora Ferruzzi. Sai quanto ha speso dal chirurgo? Scopriamolo. Icona LGBT+ ed influencer, Eleonora Ferruzzi non ha mai nascosto di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia plastica. Il percorso di Eleonora Ferruzzi. Sicuramente è una delle inquiline che sta facendo più chiacchierare di sé. Stiamo parlando di Eleonora Ferruzzi. A far parlare di lei non solo gli scontri iniziali con Luca Salatino, ma anche il suo look, parecchio sopra le righe. Lei stessa sta iniziando a raccontare, tra le mura del GF VIP, quale è stato il suo percorso che l'ha portata alla transizione. Ha detto che il suo nome di battesimo era Massimo, ma si sentiva come se fosse intrappolata nel corpo sbagliato. Una confessione che ha fatto sin dalla clip di presentazione che ha anticipato il suo ingresso nella casa di Cinecittà. Non volevo che la mia vita fosse una bugia e me ne sono sempre fregata dell'opinione degli altri. Serve coraggio per realizzare i propri sogni, soprattutto quando il sogno è diventare una diva. Sin da adolescente, perciò, iniziò il suo percorso di transizione che è stata favorita dalla chirurgia estetica alla quale è ricorsa molte volte. Anzi, lei stessa si è detta molto favorevole al suo uso, anche perché le ha permesso di diventare ciò che lei ha sempre sognato di essere. Oggi ha conquistato con le unghie e con i denti la sua sicurezza e si batte contro le discriminazioni e l'omofobia. Gli interventi chirurgici a cui si è sottoposta. Eleonora Ferruzzi non ha nascosto di essersi sottoposta alla vaginoplastica, al fine di completare la sua transizione. Oltre 20 anni fa ero su un lettino 12 ore di anestesia per una vaginoplastica ed è costata dolore e sudore, tanto sacrificio fisico e umano. Un intervento simile può arrivare a costare oltre 10.000 euro. A farlo lievitare possono essere anche anestesia e day hospital. Nel 2002 il suo processo di transizione poteva dirsi completato ed appariva come l'immagine qui sotto. Poi, però, ha scelto di continuare a modificare il proprio corpo. In particolare, ritoccando labbra e zigomi. L'artista ha aumentato il volume delle sue labbra facendo ricorso, presumibilmente, al silicone. Un intervento del genere può arrivare a costare anche 2.500 euro. Per quanto riguarda gli zigomi, che oggi appaiono molto più pieni e alti rispetto al passato, probabilmente la Ferruzzi ha fatto ricorso alle protesi. In questo caso, il costo dell'intervento può essere di circa 4.500 euro. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.